Il COC, attivato sin dalle prime ore del mattino, informa che, come comunicato da Acquedotto Pugliese, sono terminati i lavori del passante idrico che consentono la riapertura dell'acquedotto e il parziale ripristino dell'erogazione in il minor tempo possibile. Fornitura di acqua nella città di Foggia. Il complesso intervento di bypass garantirà già nelle prossime ore circa 150 litri al secondo. Parte della portata necessaria alla città di Foggia. Allo stesso tempo, i tecnici stanno lavorando alla sostituzione un tratto condotta interessata dall'interruzione con una portata 600 litri al secondo e un diametro 1800 mm realizzata alla fine degli anni 80 lunga. Circa 10 metri e 1,8 metri diametro. Dai primi accertamenti in corso, la rottura sarebbe stata causata da danneggiamenti ad opera di ignoti. Al fine limitare i disservizi, Acquedotto Pugliese ha predisposto un servizio distribuzione integrativo con autocisterne che si trovano in corso Garibaldi, in prossimità municipio, villa comunale, rotonda dell'ospedale dei Riuniti, chiesa del Sacro Cuore, zona Candelaro, via Leone XIII, rione Martucci, chiesa dell'Annunziata Signore, zona Macchia Gialla, ospedale Riuniti Foggia, ospedale d'Avanzo, RSA Don Uva, carcere Foggia, aeroporto Gino Lisa. Le autocisterne che effettuano il servizio, una volta svuotate, vengono rifornite presso una specifica località situata a 12 km dalla città, prima di rientrare nelle località definite, a supporto delle 15 autocisterne presenti sul territorio comunale. Il comando dei vigili del fuoco ha messo a disposizione altri due mezzi, provenienti da Napoli e Taranto, per un totale di 39.000 litri. Sembra che siano stati ritrovati tutti i pezzi necessari alla riparazione delle tubature. Il ripristino, seppur parziale, dell'approvvigionamento deve comunque avvenire gradualmente per non compromettere la rete idrica con afflussi improvvisi o eccessivi. Il comune comunica che particolari situazioni di necessità ed emergenza possono essere segnalate alla polizia locale al numero 881 790 511. Per il personale della protezione civile è stata fatta richiesta anche all'autorità regionale competente per oggi e domani e salvo ulteriori necessità. L'attivazione della garanzia del lavoro prevista dalla legge sulla protezione civile.